Sì, ci presentiamo. Io sono Maria. Salve, salve. Grazie che ha risposto al mio messaggio. Certo, certo. Senta, allora vede. Qui c'è un altro signore. E questo è mio padre. Salve. Piacere, una Bruno. Signora che abita qua. Abita qui nella zona. Mio padre. Perfetto, perfetto. Dunque, allora, sì. Innanzitutto individuiamo la zona. Questo cioè, è il pennello. Questa zona? Dov'è? Pennello. Pennello. Vibo Marina. A Vibo Marina, sì. Vibo. Senti, ma mi sta riprendendo? Sì. No, no, guardi, sì. Non voglio. No, vabbè, non tanto, voglio. Tanto no, mamma mia. No, non mi sono manco truccata. Se ti vuoi fermare. Vieni, no, grazie. Vieni. Oh, sto lavorando, sono volentieri, guarda. No, guarda, per la ce ne sono tante cose da... Tipo? Da contestare. Ce ne sono tante cose da contestare, quindi... Vabbè, noi siamo venuti per il torrente. No, guarda, questo è l'ultimo dei problemi. Ce ne sono tanti. Non si sente l'odore che c'è in giro. Voi lo sentite? Sì, anche di questo. Tante cose, buon divertimento. Perdiamo solamente tempo, mi dispiace, tante cose. La gente è rassegnata. È rassegnata, no? Dice tanto che lo diciamo a fare la televisione. Sì, no, no, ma noi lo dobbiamo dire, perché ci sono dei bambini e quindi soprattutto per loro. E poi voglio dire, io non ce la faccio respirare, io non respiro. Mi bruciano le narici per il cattivo odore che c'è, soprattutto la notte. Allora, individuiamo allora, anche dove, no? Guardi, questo è un canale. Allora, questo è un torrente. No? Si chiama Torrente Antonucci, Galera. Sì. Che e ce qui. Ne sono diverse di pomerine in questa zona. Sono tutti torrenti che sfociano a mare, giusto? Sono tutti torrenti che sfociano a mare. E che dovrebbero portare solo acqua piovana. In realtà qualcuno ne approfitta e scarica qualche altra cosa. Io le ho mandato un video dove naturalmente lei ha detto che era poco chiaro il video, invece secondo me era molto chiaro. Sì, cosa che non le risultava chiaro? Nella parte finale, perché era molto mosso, quindi... Era molto mosso perché ha visto che c'era la pioggia, quindi sì, io sì, con la bambina purtroppo... abbiamo ripreso, perché abbiamo dovuto fare... Poiché ne approfittano soprattutto quando piove. Sì. Mandato, così lo rivediamo anche in telecamera. Sì. Nella parte finale soprattutto si vedeva qualcosa. Guardi, nella parte finale io facevo vedere che sfocia a mare, che tutta l'acqua che scorreva alla fine sarebbe andata a finire a mare. Questa è la parte finale. Ma questo è questo canalone, no? Sì, un canalone che poi, diciamo, adesso ci sono tutti questi fanghi. Sì. Fanghi, melma. Melma, sì, come sì, possiamo definirla. Le qua. Liquami, no? Perché è liquame che arriva da... cioè quando piove si forma e via di seguito. Si forma, no? Però sono... le foglie. Però... scaricano le foglie. Con tante cose, per esempio, io è dal 58 che sono qua. Hanno sempre detto, dice, provvederemo. Hanno fatto dei lavori, però siamo sempre lì. Perché secondo lei che cosa succede qui? Che cosa succede? Succede che non c'è nessuno che si interessa proprio di dire, dice facciamo un progettino, facciamo quello che bisogna fare per poter togliere questa liquefame che c'è qua. In realtà qualcosa è stata fatta, nel senso che hanno sollevato i muri, in modo che se venisse la piena. Ah sì, ho capito, quindi hanno alzato la protezione per evitare... Sì. Però non hanno risolto... Però no, il vero problema sono le fogne che scaricano dentro il torrente e che ci ritroviamo a mare. E noi qua andiamo a mare. Andiamo a vedere intanto a mare dove... perché... Oh, chiamate il motore per favore. Ecco. Questo canalone, guardate in che condizioni è. Acqua stampia. E soprattutto se piovesse, con tutto questo canneto, voglio dire, come sfocerebbe l'acqua a mare? Ci ritroviamo con un'altra alluvione? Il discorso è che quando hanno fatto questo canalone, hanno fatto, diciamo, senza pendenza che andasse a mare. Lo vede come ristagna qua. Certo. È tutto qua il problema. Poi quando c'è molta pioggia, tutte le fogne là scaricano nel torrente qua. E sono fogne non indirizzate alla conduttura principale del paese, o no? No, perché la pompa non ce la fa a tirare tutto questo scarico che viene dalla pioggia. E quindi se li butta qui. Sì, riversa qua.
qui ci sono, qui ci sono. Per esempio lì io vedo un tubo, no, quella cos'è? Acque bianche vanno a finire, sì, acque di pioggia, essere, no? Dovrebbero essere acque, sì, bianche, no? Sì. Invece qua, se no andiamo là. Ci leva veramente. Questa non è fanghiglia, questa qui è residuo di fogna. Lei dice? Sì, sì. Residuo di fogna? Sì, sì. Sì, assolutamente. Assolutamente. Beh, in effetti... Che vengono a capitare a fare un campioncino, cosa che fa spesso. No. Vuole sapere cosa che è. Sono tutti palliativi, guarda. Infatti, vengono... Ma perché sono venuti a fare dei controlli? Quante volte, guardi. Ti dà anche di questi fanghi, sono venuti a fare. Suppongo di sì, voglio dire. Allora, questo qua è... È il punto dove... Guardi qua. Questa cos'è? Questa è fogna. È fogna. E quando c'è la pioggia? Questa è fogna? Sì. Questa si riempie. E quando c'è, c'è molta pioggia, travasa, perché qui ci sono le pompe di sollevamento. Travasa e va a finire lì dentro, vedi da quello là. E sono in quell'immagine. E sono quell'immagine. Poi sono seduta, un altro sfogo. Andiamo a vedere. Quello più grosso che io le facevo vedere nel video. Buongiorno. Qui ci fu proprio ci fu l'alluvione qui, no? Sì, sì, nel 2006, sì. L'acqua c'è qui, entrata nelle case e dappertutto in questa zona. Nel video c'è qua. Sì, sì. Io sono purtroppo sotto il ponte. È proprio sotto il ponte e non si vede. Sì, perché. Questa qui è tutta acqua bianca, qui non c'è. La fogna è quella. La fogna è quella? E questa qua. Questa pure fogna? Sì, sì. Infatti che il getto grosso che vedete nel video è proprio questo. E qui sotto c'è il buco che travasa quando. Si vede? Forse, sì. Forse all'altra parte. Ma non si vede dall'altra parte. Non so perché è proprio non sotto. Non perché sono imboscato bene. Non si può vedere. Non si riesce a vedere, no? No, zio, ma resta giù sotto la ponte. Sì, sì, è giù. Sì. È molto... è 2-3 metri sotto il ponte. Le vede quanta vegetazione? Sì, ma come potrebbe? Tra l'altro vede, è tutto sì, sporco. Sembra qui, la Massonia. No? Nel senso sì, se arriva la pioggia forte, sì, se dovesse piovere, no? Ma ultimamente l'hanno fatto una pulita, però qui bisogna fare manutenzione periodicamente. Non si riesce a fare. Si riesce è proprio sotto il ponte. Comunque nel video è ben visibile quando c'è proprio lo scarico in pieno proprio. A partire da là riprendi tutto il materiale e i vari scarichi. E scarica, non lo so chi è che scarica, ma saranno pure fogne, perché la puzza c'è. No, io la puzza la sento. Appunto. Si sente. Poi i solfuri li sente, i solfuri. Qui non lo so se è lo stabilimento o qualcosa. Quando c'è poca acqua si muore dalla puzza dei solfuri. Come... C'è, sì, tipo benzina, gas, cos'è? Bravo. La sento, sì, mi è arrivata adesso una ventata. E qui è tutto impregnato, tutto fatto. Ora, non so che dirle, non so accusare nessuno io. Ah, oh, vabbè, intanto è andato di fatto qui. Sì, sì, è andato di fatto che qui c'è... è sporco, dovrebbe essere ripulito, l'inverno ormai sì. Alle porte. Troppo... Viene adesso... effettuata la pulizia qui. Ultimamente l'hanno fatto più di un anno fa, vero? Hanno che hanno fatto la pulizia? No, veramente io non mi ricordo, no, ma... Più di un anno fa hanno fatto sì, la pulizia, molto, vero? Più di un anno fa. Sì, più di un anno fa. L'hanno sì, fatto. Sì, l'hanno fatto. Sì,
Beh, però... fanno finta di pulire, non è che puliscono. No, no, hanno pulito. Si mangiano che i quattro soldi che si devono mangiare, dopo tutto rimane come prima, perché si deve eliminare la causa, non l'effetto. Come in tutte le cose umane si deve eliminare la causa, siccome la causa qui non è stata mai eliminata, nessuna cosa, nessuna, no? Assolutamente no. Io guardi, io sono uno delle memorie storiche di qua e quindi ne ho viste di tutti i colori, tanto che dopo 30 anni mi sono arreso, perché tutte le cosiddette autorità competenti fanno finta di fare, però poi alla fine non fanno assolutamente nulla. La capitaneria se la scarica con la procura, la procura se la scarica col comune, il comune che se la scarica con la capitaneria. Guarda, la capitaneria, io più volte ho rischiato l'arresto in capitaneria perché cercavo di evidenziare le loro colpe, le loro manchevolezze. Loro dicevano: noi scriviamo. Sì, ma questi scritti, se lei scrive una lettera, chiunque di noi scrive una lettera, si deve preoccupare di se la lettera arriva a destinazione. Dice, noi scriviamo, ma in procura avranno degli armadi pieni. In capitaneria, personalmente anche mie, hanno delle istanze, degli armadi pieni di istanze. Lei ha fatto anche due istanze, denunce. Ma non una, decine. Non una, signore mio, a decine. Qui, se qualcuno non lo sa, è il punto peggiore della Calabria. Che se ne dica, se venga qui e si vede che questo è il punto, qua è tutto ammesso. Tutto, nessuno fa niente. Completamente proprio, vengono, si fanno fotografie, si fanno viaggi della speranza, passeggiatori e passeggiatrici, pensi un po' in 30 anni quanto io ne ho viste. Anzi adesso vengono anche con la macchinetta fotografica elettronica, perché come fotoamatore una volta le foto le facevo solamente io e le presentavo regolarmente alla prefettura, alla capitaneria, ne hanno delle fotografie mie. Possono, quando muoio io hanno una collezione se diventerò famoso un giorno. E quindi guardi, sinceramente è una cosa veramente impressionante, come qui non possiamo parlare né di primo mondo, né di secondo, né di terzo, né di quarto, né di nulla, guardi. Perché è veramente l'emblema dell'inefficienza delle cosiddette autorità competenti. Nessuno si assume nessuna cosa. Le fogne vanno nel torrente, lei le ha riprese là. Sì, quelle devono andare perché le fogne ne devono andare a mare, però la capitaneria non fa niente. Dice noi scriviamo, e scriviamo e che scrivete? È da decenni che scrivono. Si vogliono preoccupare questi nulla facenti, io mi assumo tutte le responsabilità, signore, di quello che dico. Non ci sono problemi, c'ho documentazione che parla. C'ho una cartella grossa così. Lei dice le cose non sono andate avanti, non si sa per cosa. No, non vanno avanti perché nessuno si assume le proprie responsabilità. Nessuno sa cosa fare, sono tutte autorità che cosiddette stanno lì per prendersi lo stipendio a fine mese perché sono preposte là e devono fare fine. Però non fanno nulla, in effetti come era 30 anni fa, adesso è stata peggiorata. Però, con questa boiata di diga che hanno fatto, che è stato uno spreco inutile di soldi. 5 anni fa, 6 anni quindi fa. Quindi dopo l'alluvione. Dopo l'alluvione, sì. Dopo l'alluvione qualcosa bisognava fare, no? Visto sì, che sì, hanno fatto questo canalone. Hanno fatto questo canalone. Bisognava fare, ma bisogna fare anche, non fare qualcosa, ma fare quello che si deve fare. Se loro l'hanno abbassata al livello del mare, lei lo vede che non riesce ad andare a mare, lo vede quanto fango c'è? Sì, ho visto, c'è ancora. A parte il fatto lo stagno. Qui non si vede nulla, però... Andiamo a rivedere di nuovo lì. Sì, c'è ampia facoltà di scelta. Attenzione che passano le macchine. Mi dispiace, guarda, io ho il dente veramente avvelenato. Ma contro tutto e contro tutti. Nessuno fa niente, guarda, nessuno riesce a fare nulla. Perché tutti, guardi, vengono qua, inorridiscono, però poi voltano le spalle e se ne vanno. Capitaneria compresa, vigili. Ma guarda, qui sono venuti tutti. Tutti i vigili urbani, i carabinieri, la finanza, il comune, la capitaneria. Ma non si contano. I viaggi delle speranze non si contano.
assolutamente, però nessuno, tutto ha prodotto questo spreco di denaro pubblico, questa boiata che hanno fatto. Eh sì, perché uno pensa 2006, alluvione, a quel punto sistemiamo le cose, no? Che qui si sono mangiati 500.000 euro e c'è la cartella, c'è ancora la tabella. Per fare che cosa? A chi serve questa cosa? Ci dovesse passare il Volga o il Mississippi, potrebbe anche andare bene. E poi hanno pavimentato il fondo. Quindi, perdurando, siccome c'è un rigagnolo di acqua, quel rigagnolo di acqua l'avrebbe... Sì, vediamo anche questo, il muro. Quel rigagnolo di acqua, se i nostri scienziati non avessero pavimentato il fondo, se lo sarebbe assorbito, perché sotto è sabbia. Così arriva fino a mare, con questo schifo che le vedi. Però... Quindi voi state sempre... Guardi, non gliene importa nulla a nessuno. Con questa puzza, guardi che puzza... Le leggi non esistono, qui cessano tutte le leggi qua, non esiste nessuna legge qua. Tutte, comunque qui vengono qua, gliel'ho detto, si fanno le passeggiate e regolarmente se ne vanno. No, fanno pure le foto. Sì, sì, sì. C'è un'ora della giornata in cui particolarmente avviene questo? Quando piove? Sì, quando piove di più, perché straripa di qua e va a finire No, siccome c'è infiltrazione, è bene chiarire che c'è, dato che tutto funziona a meraviglia, c'è infiltrazione di acqua piovana nelle tubazioni, nelle fognature. Di conseguenza la fognatura quando piove aumenta di molto di livello, no? E quindi deve uscire di fuori perché non riesce ad andare avanti. Ed è qui dove ci ha fatto vedere, no? Sì, 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 guarda, sì, te lo scopro, non so se... L'abbiamo già visto, sì, sì. Esce di qua e va là. Oh, non gliene frega niente a nessuno, Capitaneria non va, non sono loro i guardiani del mare. Sì, perché questo qui non è il comune quello che deve garantire, questo hanno dovuto, ma guardi che questa, vista la situazione, è una necessità lasciare aperto, perché sennò qui diventa tutta una fogna, perché esce dai pozzetti. Esce dai bagni pure, a pian terreno. È chiaro. Quindi voi dite che questa è fogna? Sì, sì. Assolutamente. Questo quando piove aumenta e naturalmente va là e di là va a mare. Cioè, questo è tutto questo. E poi finisce tutta. Ma però purtroppo, paradossalmente, non si può fare a meno di non lasciare aperto. Perché se si chiude c'è il peggio del peggio. Certo. Siccome il peggio non ha mai fine qui da noi, chiaramente se si chiude è ancora peggio, perché poi esce dagli altri pozzetti e quindi si allaga tutto il quartiere qua. Qui nel 2006 avete subito dei danni. Sì, sì. Diciamo che l'alluvione è arrivata al livello di 1,5-2 metri delle case. Vedi dove c'è quella striscia dove è stato rifatto il colore? Sì, il grigio. A quel livello. Qui era tutto quanto allagato. Così vede il segno sui muri dove è stato rifatto? Guarda, se vuole, della finestra. Se vuole posso anche fornirgli le foto dell'alluvione. Sì, ma sì, non serve a nulla. Non serve a nulla. Certo, certo. Guarda, è un qualcosa di impressionante. Fatto è che qualcuno dovrebbe anche rivedere ogni tanto, no? Per vedere la cosa orrenda che abbiamo vissuto, ma in tutta Vibo Marina. Ma guardi che quella non è la prima volta che si allagava qua. Sì. Quella è una delle tante. Perché lì, a quel punto, il buon Dio ha fatto molta acqua. Veramente. E poi si è allagata tutta Vibo Marina. Ma qui ci allagavamo in quel modo tutti gli anni. Non c'è problema, perché il ponte lì, quel ponte lì era talmente basso, no? I scienziati l'hanno fatto, perché non c'era da fare tutta questa boiata qui, c'era solo da alzare il ponte là. E basta. E con pochi soldi l'avrebbero alzato, perché prima c'era un altro canale e andava benissimo. Non è che qua scorre chissà quale fiume. Però fatto in questo modo... C'è il ristagno, eh? Sì, c'è il ristagno qua. Sì, perché hanno abbassato di molto. Perché hanno abbassato il livello, sotto il livello del mare sono andati. E quindi voi rimanete sempre con questa puzza? Sì, non con c'è. Questa puzza. Tra l'altro poi, comunque, fognatura che finisce a mare.
quando piove. Tra l'altro fognatura che finisce a mare quando... Quando c'è lo sbocco, perché adesso regolarmente, lei la foce è chiusa adesso. Ma lei l'ha filmata là, quindi di là esce e va a mare. Chiaramente o quando si bloccano le pompe, oppure quando piove, naturalmente di là esce. È una valvola di sfogo, diciamo, di salvataggio, certo. Se così si può dire. Qui è tutto fermo, l'acqua è bloccata. Qui ristagna e... continuamente in queste condizioni, però ripeto, non importa nulla a nessuno, è tutto normale. Promesse. E poi nella sua normalità è tutto normale per le cosiddette autorità competenti. Senti, un'altra cosa che le volevo dire è che l'ultima volta che sono venuti a pulire il torrente c'era un operaio. Quando ho visto che non puliva da questo lato, gli ho chiesto come mai. Mi ha detto che assolutamente non poteva mettere mano perché era di competenza della capitaneria. E sono rimasta scioccata. E quindi la sua competenza dove era? Questa parte sì, in poi, solo cioè. Da quella parte, sì. E a mai? Mi ha detto no, che non poteva mettere mano perché non era stato autorizzato dalla capitaneria a pulire. Vale. Quindi, capisce? Quindi queste canne, sa, risalgono a prima dell'ultima volta che è stato pulito il torrente. Qua non è stato mai toccato. Diciamo che ancora non c'è stato un temporale fortissimo, no? Ma dovesse Bravo. Arrivare. Quindi le cosiddette bombe d'acqua che da tanto tempo... Certo. Ma questa è una diga. Ci si aspetta. È una diga naturale. Sì. Naturale, infatti. Diciamo così. Vabbè, pensare no. Che se questo sono... se il livello del letto di questa boiata che hanno fatto, l'hanno messo a livello del mare... È chiaro che non ci può, perché il mare porta la sabbia. E noi... E quindi tappa, questo non va, non ha la pendenza, perciò è irrisolvibile il problema da come l'hanno fatto. Perché questo non può andare a mare l'acqua, perché il mare fa la diga di sabbia a livello di questa qua, visto come c'è qua. Sì, quando c'è una mareggiata, lei non trova più quell'avvallamento là, ma riempie come ha riempito da una parte o dall'altra. Facciamo vedere che sfocia a mare, un attimo arriviamo sulla... Appunto, sulla... che sfocia a mare e che bel tratto di sabbia che c'è. Tra l'altro è un peccato proprio qui, no? È una bella zona. Appunto. E ricordiamo dove siamo? Siamo al Pennello. Una zona, un quartiere di Vibo Marina. No, perché poi ci lamentiamo del mare sporco. Allora... E fa male il cuore pensare che tutto quello schifo scorre a mare e poi noi ci facciamo il bagno. Ecco come si evidenzia che qui è sotto il livello del mare. E lì fa ristagno e qui invece c'è il regagnolo e basta, arriva sino là e non si muove più. Sì, perché lì c'è tanta acqua ancora ferma, no? Sì. E qui c'è solo il regagno. Ma perché ha piovuto in questi giorni? Se no prima era tutto, era asciutto, era una barriera qua. E lì c'era lo stagno e basta. E ristagna sino a 50 metri. Cosa dobbiamo aspettare? Il principio dei vasi comunicanti, che di qua si riempie di più. Ah, certo. Ha capito? Sì, e così va via. Sì, ma questa è una cosa da fare subito, perché adesso arriva l'inverno, non può rimanere così, questo canalone. Questa è pulizia che... Ecco, l'acqua finisce qui. Vede dove ci sono quegli scogli? Come? Dove ci sono quegli scogli? Sì. È un altro torrente simile infatti, a questo. Infatti, se vuole andare simile. A fare un'altra... Fatto allo stesso modo. Sì, sì, fatto allo stesso modo. Uguale. Fatto allo C'è stesso modo. C'è il ristagno là e basta. Con Come tanta là? Vegetazione. Sì. Non sappiamo se là scorrono fogne. Sono quegli alberi, quella casa bianca. Zio, che risulta a te scorrono fogne pure là? Sì, perché lì c'è proprio, diciamo, la vasca di contenimento. Di contenimento, sì. Con le pompe che dopo va al depuratore. Sì. Depuratore dov'è? Che zona è? Porto Salvo. Quelle case laggiù, più avanti. Quelle rosse, col tetto rosso. Quindi le fognature dovrebbero andare tutte lì? Sì, tutte là. Invece durante il percorso in questa zona a Pennello vengono distribuite, come avete dimostrato equamente, voi, vengono distribuite equamente, così non ci offendiamo nessuno. Sì, che c'è la, diciamo, la vasca di contenimento. Intanto qui sì, no, sì. Andiamo con la mano. Andiamo nella strada. Che è simile a questo.
più senta... avanti ancora a Bevone ce n'è un altro dopo sì, quegli scogli, sì, è uguale a questo, qui ci sono soltanto più mare. E senta, l'odore che c'è nell'aria lo sente, perché è un'altra cosa di cui... Io sono fuori, l'ho detto. Volevo parlare. Cosa dipende, no, no, voi? Proprio questa puzza di benzina che c'è. Secondo voi? Perché puliscono i tubi dall'Agip, qui dall'Eni, quindi va a finire nella fiumare, ce lo scarico là. Beh, questo noi non lo sappiamo, crediamo che loro siano organizzati tecnicamente per smaltire, hanno no? Hanno le loro vasche dove smaltiscono... Però non è tutto così... al 100% non è che ritengono. Sì, noi partiamo dal presupposto. Noi supponiamo questo, noi che forse sempre... non faranno bene il loro lavoro perché l'odore che noi sentiamo soprattutto la notte è indescrivibile. Vabbè, mettiamola così, perché sennò altrimenti... Sì, appunto, faccia lei in modo più diplomatico. No, cioè, partiamo dal presupposto che il lavoro è fatto bene, loro smaltiscono bene i liquidi che lavorano e via dicendo. C'è una problematica nel quartiere di odore nel momento in cui avviene qua con la lavorazione, però non sappiamo, no? Cioè... Come tutte le cose buone, qualche volta poi ci può essere un'anomalia nelle cose, nel sistema, e quindi va a finire che qualche volta capita. Diciamo che tutti i giorni arriva, però quando capita è insopportabile. Diciamo, se l'azienda vede filmato qualcuno per l'azienda, noi siamo a disposizione per dare i giusti chiarimenti alla popolazione qui del quartiere, perché magari vogliono essere garantiti e quindi anche una spiegazione potrebbe essere fattibile. Noi non stiamo dicendo che c'è qualcosa che non è stato fatto. Diciamo, questa puzza c'è e non dovrebbe esserci. Ecco. Dove arriva questa puzza? Mettiamola. Se ci facessero questa gentilezza, perché, ripeto, mi bruciano le narici, quindi io penso che non sia normale. Quello che viene disperso nell'aria, sì, sicuramente c'è qualcosa che non va. Non è giusto. No, assolutamente, volete... anche perché... Voi non lo so, avete fatto un comitato, cioè avete mai chiesto spiegazioni all'azienda qui? Cos'è l'Agip qui? Sì, è l'Agip. Quindi... Senta, riguardo all'Agip, se vuole intervenire a Maglia, so che diverse volte dicevano che non gli sarebbe stato rinnovato il contratto e poi puntualmente... Si diceva 2 anni fa che... Voi lavorate lì? No, per carità. Per sentir dire che... Ma allora per sentito dire non diciamo nulla. Facciamo così. Sì. Per sentito dire è meglio di no. E quindi è meglio avere sicurezza. Io quello che dico lo posso documentare. Sì, ma vero. Non ci sono problemi. Mi piglio la cartella, trovo tutti quei documenti che ho, vengo nel suo studio. No, ma perché ma poi si vede una cosa. Poi l'odore lo sentiamo, in telecamera non possiamo. Sì, ma anzi oggi. È così. Anzi oggi non è nulla, diciamo. C'è di molto peggio, perché lei quando esce la fogna da dove lei ha visto, di là, naturalmente fogna è. Si sa i profumi che emana la fogna. No, non è che... E poi questo è tutto un centro abitato, quindi non può. Però c'è l'inquinamento da benzina, da vapore di benzina, perché vengono a caricare la mattina e quindi non hanno i filtri necessari, e quindi c'è un odore dalle 2 alle 3 in poi, c'è un odore fino alle 8 alle 9, caricano le cisterne e c'è un odore insopportabile. L'odore, a me mi fa male la gola. È di vapore di carburante, di carburante che caricano qui, naturalmente non sono adeguatamente protetti e i vapori si diffondono nell'aria. So. È stato 2 anni fa che siamo andati fino a là tutti quanti, eravamo un gruppo enorme. Un comitato? Sì, una specie un comitato. Di comitato? Non era comitato, tutti quelli che abitavamo qua. Che avete fatto? E loro si nascondevano dietro e non ha risposto nessuno. Ah, nel senso si e in più sì. Ci hanno mandato uno a disturbarci. Cioè? Un signore che veniva a disturbarci. Maria Teresa litigato. Ti ricordi? Eppure io con me. A disturbarci proprio. E poi ci siamo ritirati qua e questo signore ci ha seguiti ancora a disturbarci. E poi che siete andati a bussare, che volevate dire? Per il fatto che è uscita della cosa nera, brutta e piena di olio. Ah, ecco, aveva scaricato. Come sempre, ogni volta che piove quella cosa esce sempre, non è? Io non c'ero perché c'era mia figlia, ma quello che dice lei direbbe mia figlia. E poi voi tutti quelli del quartiere avete deciso di andare a bussare. Scusate, ma che sta storia? Vicino, cioè, ci siamo messi là a gridare sperando che qualcuno...
Però loro guardavano, abbiamo visto un paio che guardavano così di, no, di là. Quanto tempo fa è successo? 2 anni fa mi pare che è stato, 2 anni fa circa. Lei voleva? Volevo fare un saluto a tutti, chiaramente. Signore, grazie e arrivederci a tutti dal punto peggiore della Calabria. Buongiorno. Ah, questi di Vibo Marina, tutti questi di Vibo Marina, che si lamentano continuamente la puzza, che non si possono stare aperte le finestre, e intanto si lamentano solo di qua e di là, ma nessuno fa niente, nessuno dice niente. Qui nei depositi costieri che ci sono qui, di notte non ci fanno vivere. Il pozzore che mandano fuori. Perché fanno delle elaborazioni di notte. No, allora c'hanno i laboratori loro, ci mettono sicuramente dei assorbenti e mandano un pozzore, spiatano. A puzza della benzina poi, non vi dico, di mattina quando si mettono a caricare. La notte, io, prima mattina, verso le 2. No, cominciano alle 5 e finiscono alle 8. No, pure prima. Ma pure prima. Un pozzore che c'è. Sì. Sicuramente loro adesso si trovano... È insopportabile, insomma, sì, si può stare con... È insopportabile. Più che fare l'appello che si svegliano i cittadini, non che parlano sempre... Lo so, li senti in giro che puzza. Ma se siamo d'accordo, io ho già parlato con l'avvocato, dobbiamo andare in tribunale. Io sono disposto. L'avvocato dice che firma, anche lui firma. E dobbiamo essere in tanti, non è che solo si può fare. Quest'inverno, quest'estate non vi dico, con la caloria che c'era, dovevamo stare con le finestre chiuse. E sono sempre loro, dicono che non sono, sono loro solo. Sono loro. È vero o no? Grazie. Grazie a voi. Buongiorno. Ciao. Allora qui? Sono le vasche che raccolgono tutte le fogne del rione qua. E queste sono le vasche? E queste sono le vasche. Che funzionano come lì da noi. Quando c'è molta pioggia, lì c'è quel pozzetto, fuoriesce di là e va a finire nella fiumara. Lei dice che quel pozzetto è sciacquato? Sì, l'altro giorno usciva. Ma quale? Quello lì? Quello là. C'è un vortice là, qui è tutto allagato. Se ci sono i segni del fango qua, perché le pompe non ce la fanno a portarla al depuratore. E va a finire qui. Qui c'è lo scarico. Di là forse si vede meglio. Sì. Anche qui l'acqua esce fuori, sì. Sì, certo. Qui di più. Qui è enorme l'uscita che fa. Tubi. Quella è l'acqua che è in sovrabbondanza, sì, diciamo, va? Sì, che esce di là e va a finire lì. E va a finire qui. E guardi qui questa vegetazione. Come dovrebbe scorrere l'acqua, Giovanna? Che ce lo spieghino? Ecco qui, anche qui. I coccodrilli ci sono. C'è una vegetazione pazzesca. Per tutte canne qui sono. Ci vorrebbe... Il presupposto fondamentale è la pulizia, no? Certo. Altrimenti poi... Questo qui scorre meglio di... Di quell'altro. Di quell'altro, lì da noi. Perché la pendenza c'è qua. Qui è stato rifatto pure il ponte, come là. Dopo del 2006. È stato tutto rifatto, è stato allargato. Sì. Almeno qui l'acqua scorre, non fa diciamo i ristagni, però come pulizia lascia desiderare come lì da noi. Guarda, non esiste. Ecco, si sente il rumore dell'acqua, no? Che scorre, però non si vede perché... Però io da profano dico che comunque è pericoloso qui, perché è la prima botta d'acqua, no? Sì, vabbè, ma diciamo che il letto è ampio, è alto, dovrebbe supportare. Supporta. Però non è che non bisogna pulire il letto. Guarda.
E lì sfocia il mare. E qui si vede che sfocia. E sfocia perché, diciamo, la pendenza è quasi... è bastante, diciamo, come pendenza. Qui di fatto non fa rigagnoli, non fa ristagno. Il problema grande è da noi. Anche qui è zona, anche qui è zona pennello. Sì, sì, è tutta zona pennello qua, diciamo. Anche perché è una zona particolare, qui c'è un piccolo lungomare, insomma, potrebbe essere una zona che d'estate, sì, no? Ma poi d'estate si riempie, guardi, si che d'estate gente, sì, no? Si riempie di gente. Nell'intenzione dei, diciamo, dei nostri politici. Politici qui deve essere zona turistica. Ma secondo me se tenuta bene davvero i turisti ne verrebbero, ma quando si guardano intorno in mezzo a tanto squallore non penso gli resti la voglia di ritornare. Allora, a chi possiamo fare? E nel divenire. A chi possiamo fare l'appello? Innanzitutto, vabbè, all'amministrazione comunale, no? Assolutamente. No? Il principale, diciamo... Cioè, dobbiamo dire al sindaco, diciamo, guardate, in questa zona la situazione è ancora così. Sì, però il sindaco lo sa che è venuto l'altra volta. Quando hanno iniziato a pulire la spiaggia, li abbiamo fatto presente noi. E dice, adesso abbiamo detto, lui ci ha detto, adesso stiamo facendo la spiaggia, pulizia della spiaggia. In seguito vediamo se possiamo, perché come fondi... Certo, poi bisogna avere anche la disponibilità di personale. Sì, sì, di fondi pure. E quindi... però siamo rimasti così da giugno. Va bene. Vediamo un po' che cosa succede facendo vedere il tutto in televisione. Poi c'era anche la questione, vabbè, voi vi lamentate anche un odore cattivo che esce da lì. Quando non c'è scorrimento di acqua, perché forse il letto è impregnato di quella, di quel solfuro, di cosa, c'è una puzza indescrivibile, specialmente di sera, che non si sa perché di sera, sì, e di giorno dopo si sente. C'è il problema che ha detto quel signore, che non ha niente a che fare con la puzza del coso, che arriva in tutte le finestre. Una cosa come è giusto, come dice lui, è come non si capisce né se è gas, non si capisce niente. No, sì. Che cosa? L'installazione forse degli idrocarburi, chissà. Perché se sempre di là. Cioè non ci dovrebbe essere, perché è normale, dovrebbero. Anche perché sono vicini, no? L'azienda è... Quando fanno i carichi delle cisterne c'è come una cappa che aspira, perché se no, quindi dovrebbe togliere questa. Le installazioni che si espandono non dovrebbero essere. Allora facciamo così, chiediamo, cos'è l'Agipili, che azienda è? Eni. Allora giriamola così, nel senso che per essere un po' più delicati, vabbè, per essere giusti, no? Nel senso che gli abitanti del quartiere Pennello di Vibo chiedono all'azienda, all'Eni, di poter visitare l'interno dell'azienda e di essere tranquillizzati che questa operazione di carico e scarico della benzina, sì, adesso sì. Non so che cosa viene, ci ha fatto tutto in regola. Chiedete come comitato, sì. Facciamo una questa... una maggiore, diciamo, chiedete un controllo. Voi volete essere tranquilli, vogliamo venire in azienda, fateci fare un giro turistico all'interno dell'azienda e così voi ci dimostrerete che possiamo stare tranquilli. Sicuramente sarà così, però loro vogliono una maggiore tranquillità. Mentre per quanto riguarda il canalone, qui dobbiamo fare l'appello di nuovo al sindaco, vediamo che cosa succederà. Intanto ve l'abbiamo fatto vedere, grazie comunque per averci chiamato. Grazie a lei, che ha risposto così celermente.